Nubifragio su Castellammare. Un traghetto si è arenato questa mattina davanti alla spiaggia. L'SOS dall'imbarcazione Volamare, uno scavo di 50 metri, è scattata alle 9.15 circa. Il comandante ha appena mollato gli ormeggi e a bordo ci sono solo i 7 uomini dell'equipaggio. Nessun passeggero si era imbarcato al porto di Castellammare. Il traghetto era diretto a Sorrento e da lì avrebbe raggiunto il porto di Capri. Quando il traghetto si è liberato dal molo c'era però un vento fortissimo che di fatto ha spinto l'imbarcazione fino a pochi metri dalla spiaggia su una piccola scogliera sommersa. Il capitano ha comunicato di aver perso il controllo. Immediatamente un rimorchiatore si è subito portato in zona per trainare lo scafo in porto. Si è trattato dell'episodio più significativo di una giornata d'inferno con le strade allagate, una frana sulla panoramica, una scuola evacuata e intere famiglie nella zona collinare costrette in casa dai fiumi di fango. Dal comune di Castellammare hanno fatto sapere che la bomba d'acqua è stata disinnescata solamente grazie ad una manutenzione attenta delle caditoie. Un'analisi che stride con quella fatta dal naturalista sabbiese Ferdinando Fontanella. Il temporale di forte intensità che ha colpito Castellammare nella mattinata del 13 settembre, ha fatto sapere Fontanella, non ha nulla di particolarmente eccezionale. In ambito meteorologico, eventi di questo tipo sono considerati normali nel periodo di fine estate. Tuttavia, l'aspetto preoccupante che il fenomeno ha drammaticamente evidenziato è la totale vulnerabilità della città al rischio idrogeologico che potrebbe innescarsi nel prossimo futuro in seguito ad un evento meteorico veramente eccezionale ed improvviso.